può superare un 747. Raggiunge velocità che sfiorano i 400 km orari e accelera da 0 a 100 in 3 secondi. È una bomba. Se non hai mai guidato una macchina velocissima, non puoi immaginarne la potenza. E tutti dicevano che non era possibile. È la sfida di tutta una vita. L'idea di un 22enne senza esperienza nell'industria automobilistica, spinto da un'unica motivazione. L'ambizione di tutta una vita di creare la più grande supercar del mondo. Prende forma come Koenigsegg Agira ed è letteralmente unica. Ogni esemplare è costruito secondo i desideri del proprietario. Ho pensato di fare qualcosa di diverso. Entrate nella mega fabbrica, dove sogni automobilistici diventano vere macchine ad alte prestazioni. È scandalosamente veloce, da togliere il fiato. È la top model nel mondo delle macchine sportive. È la Koenigsegg Agira. Una bellezza che domina la strada. L'immaginazione di un genio delle quattro ruote senza esperienza. Christian von Koenigsegg. Sfuggito ai radar dei giganti dell'automobilismo per realizzare il top della sua classe. La Agira è stata nominata Ipercar dell'anno. È il culmine di una passione lunga una vita. Fin da quando ero molto giovane sognavo di costruire macchine mie. Ricordo che quando avevo circa 5 anni andai al cinema con mio padre a vedere un film norvegese di animazione su un uomo che riparava biciclette che riuscì a costruire una macchina sportiva. Era fatto molto bene e mi ispirò. Si intitolava Pinchcliffe Grand Prix e uscendo dal cinema pensai che era proprio quello che volevo fare da grande. Non è soltanto la sua macchina a impressionare. Christian von Koenigsegg trasforma la sua ambizione in azione all'età di 22 anni. E la cosa ancora più sorprendente è che ci riesce senza esperienza di ingegneria o di produzione industriale e con fondi limitati. Ma non ha intenzione di ispirarsi alle leggende automobilistiche. Si ripromette di disegnare, costruire e produrre una macchina tutta sua. Ho pensato di fare qualcosa di diverso. Non avevo idea di quale sarebbe stato il mio passo successivo, ma ho cominciato dal nulla e ho sognato la macchina che sarebbe stata perfetta. E l'ha fatto in tempi record. Creare questo capolavoro di macchina ha richiesto a Christian meno di 20 anni. Un'impresa impossibile realizzata da un individuo più grintoso delle macchine che costruisce. L'ho fatto perché è difficile, perché è una sfida, perché praticamente è la sfida di tutta una vita e mi piace. E la sfida è stata una compagna costante per Christian. Ha combattuto le avversità, affrontato duri ostacoli e superato tragedie. Tutto per realizzare il suo sogno. E crea queste macchine da sogno nella più improbabile delle mega fabbriche. Koenigsegg si insedia in una base aerea dismessa nella piccola città svedese di Ängelholm. Entrate nella fabbrica e avrete la sensazione che manchi qualcosa. Non ce n'è neanche uno. Robot. Invece, sarete accolti da un suono molto diverso.
il suono del silenzio. Poiché queste macchine non vengono prodotte in massa, sono costruite a mano una per una da una squadra di 22 esperti. Ci vogliono fino a 12 mesi per completarle. Dalla carrozzeria in sofisticato carbonio ai potentissimi motori. È un modo insolito di realizzare un buon profitto, ma alla Koenigsegg questo modello economico non convenzionale funziona. Perché queste non sono supercar ordinarie. Sono opere d'arte automobilistica commissionate individualmente, al prezzo di €1 milioni. Questo prodotto non è solo una macchina, è piena di amore e di passione. Perfino i nostri clienti condividono questa sensazione di essere parte di una cosa sola. Siamo una squadra. Aldora von Koenigsegg lavora alla compagnia da 11 anni, ma fa parte del sogno fin dall'inizio. Sono sposata con Christian e stiamo insieme da 20 anni, quindi conosco la sua passione, so quanto ha desiderato creare questa macchina. È stupendo condividere questo sogno con lui e realizzarlo. All'inizio era il suo sogno, ma ora è diventato molto di più. Siamo una piccola famiglia, abbiamo due bambini e lo viviamo tutti insieme. La Ghira è costruita attraverso 7 stazioni e come quasi tutto in questa fabbrica, è qualcosa di insolito. Ogni fase presenta i propri ostacoli tecnologici. Quando parliamo di macchine che costano oltre €1 milione o €1,5 milioni, si tratta di un mercato ristretto e il processo di lavorazione artigianale ci permette di adattarci. Non dobbiamo modificare immense linee di produzione solo perché cambiamo modello. Passa tutto di mano in mano con processi ridotti. Sembra uscita dal set di Batman. Ma in 18 settimane questa diventa questa. I primi disegni di Christian sono cambiati poco nel corso degli anni. Il suo concetto originale è semplice. Una macchina bellissima ma pratica. E soprattutto con alte prestazioni. Fatta solo con i migliori materiali. Nel 1994 porta questa filosofia dalla carta alla produzione. È tempo di un prototipo. Ma questo richiede soldi e una squadra. Senza credenziali le banche sono da scartare. La soluzione è anticonvenzionale quanto le sue ambizioni. Consulta internet e trova finanziatori e ingegneri disposti a fornire consulenza a basso prezzo o a costo zero. E in 2 anni Christian costruisce la CC. Ricordo che avevo un sorriso largo così. Ero emozionatissimo. E quasi dovevo darmi un pizzicotto, perché dopo aver lavorato duramente così a lungo, potevo finalmente sedermi e guidarla. Ricordo perfettamente quel giorno. Era un caldo giorno d'estate e guidavo in un'area boscosa, molto isolata, su una strada libera e ricordo che sfruttai presto un bel po' del suo potenziale. Il suo futuro è assicurato, con una sola piccola concessione alla tradizione delle supercar, la scelta del nome. Il nome Koenigsegg è molto molto antico in Germania. Risale all'XI secolo. All'inizio mi dicevano, ma come fai a scegliere un nome così complicato? Ma anche Lamborghini non è facile. Quando però la macchina si fa conoscere, la gente lo imparerà. Ho scelto il mio nome, è una specie di tradizione dare il tuo nome alla macchina che hai creato. E ad ogni tappa del suo viaggio crescono le già scoraggianti sfide tecnologiche e finanziarie per costruire una supercar ad alte prestazioni con una piccola squadra e risorse limitate. Ma questa strada impervia conduce Christian alla Aghira.
In fabbrica, il primo passo nella creazione di questa supercar è l'assemblaggio. Questi pannelli del telaio sono costruiti interamente in fibra di carbonio rinforzato con Kevlar e alluminio. I criteri delle prestazioni sono fissati da Christian. La fibra di carbonio è resistentissima e incredibilmente leggera. Meno peso, più velocità. Uno solo di questi pannelli costa quasi 20.000 euro, più del reddito di una famiglia. Ma una Koenigsegg non è guidata dal costo. È alimentata dalla perfezione. Ed ecco quanto si avvicina alla perfezione. Da 0 a 100 in 3 secondi. Velocità massima 390 km orari. E un aspetto che si intona alla sua forte personalità. Benny Olson cura la carrozzeria e la verniciatura delle Koenigsegg. Questa è la prima stazione qui alla Koenigsegg. Le macchine arrivano, le issiamo sui cavalletti, controlliamo tutti i margini dei pannelli. Questa è la seconda stazione. La stazione 1 è in Inghilterra, dove costruiscono i pannelli della carrozzeria. Ogni pannello nasce esattamente secondo il disegno di Christian. Ma la Koenigsegg permette ai clienti di aggiungere le proprie modifiche. Se viene richiesto qualcosa di speciale, lo realizziamo qui. Facciamo dei fori. Se vogliono un alettone posteriore o cose del genere, lo facciamo qui. Per assemblare queste parti ci vogliono circa 10 giorni. Allineiamo la carrozzeria prima di verniciarla e cose simili. Questa è la parte principale. E qui facciamo i fori e tutte le modifiche necessarie. Per Magnus Maraste, che qui chiamano PM, costruisce le Koenigsegg da 4 anni. Non ha mai costruito la stessa auto due volte. Ogni macchina è unica, perciò su ogni singolo esemplare devi controllare ogni angolo, ogni raggio. E l'esperienza conta. Per qualcuno che non ha nessuna esperienza nell'allineare la carrozzeria, ci vogliono circa 2 o 3 settimane prima che ci riesca, perché ci sono un po' di trappole. Dopo tutto il lavoro estenuante per assemblare la carrozzeria, il compito seguente è separarla di nuovo. Solitamente le macchine vengono verniciate al termine della costruzione. Alla Koenigsegg si fa all'inizio. Mikael Ljungdahl è specializzato nella carrozzeria. Prepariamo la macchina. La carteggiamo e rendiamo liscia la superficie per poterla verniciare. E sistemiamo tutti i pezzi. Non ci sono macchinari per controllare i difetti. Il perfezionamento di queste curve richiede manodopera. Lo facciamo a mano. Lo sento con le mani. Lo faccio da 32 anni, perciò ho le mani sensibili. Ci vuole circa una settimana per ultimare un pezzo di queste dimensioni. Solo quando è senza difetti verrà applicata la vernice. Infine, l'ultimo strato di vernice protettiva completerà il lavoro. Mentre le stazioni 2 e 3 perfezionano l'esterno, la squadra della stazione 4 comincia dal cuore della macchina. Ecco che aspetto ha quando arriva da noi in produzione. E su questa macchina, in questa stazione, uniamo gli chassis del motore e del retro in uno chassis completo. Lo mettiamo sul retro della macchina. Anche quello frontale viene costruito qui e lo montiamo come un'unità completa. Questo telaio si chiama monoscocca. Come i pannelli della carrozzeria, è composto al 100% da fibra di carbonio ed è praticamente indistruttibile.
Questa è la monoscocca in carbonio. In pratica è la struttura del veicolo, da cui dipende la solidità strutturale, i criteri di resistenza, il controllo delle variazioni del veicolo. È una gabbia di sicurezza che sopporta lo stress e il peso dei componenti dell'auto, ma pesa soltanto 72 kg. Non sarà mai visibile, ma riceve la stessa attenzione per i dettagli riservata ai pannelli esterni. Ai nostri clienti piace l'idea che le macchine siano costruite a mano, che mettiamo molta attenzione in ogni dettaglio di ciascun esemplare e che ispezioniamo tutto, con cura. E i clienti della Koenigsegg sono unici come le sue macchine. Solo pochi fortunati sono in grado di spendere la cifra necessaria per comprarne una. Ma per quelli che possono, è come acquistare un Picasso. E ironicamente, queste macchine perfette sono talmente costose che vengono guidate raramente. La sua eleganza affusolata è in forte contrasto con la sua potente personalità. Questa bella racchiude una bestia. Ed è compito di un uomo imprigionarla lì dentro. Costruisco ogni motore delle auto Koenigsegg, quindi sono l'unico. Agira è un verbo svedese che significa agire. E, fedele al nome, questo motore biturbo V8 eroga 940 cavalli di potenza effettiva, con 1100 Nm di coppia a 6000 giri. Traduzione? È velocissimo. Accelera come un razzo e continua ad andare sempre più veloce. È una bomba. Se non hai mai guidato una macchina velocissima, non puoi immaginarne la potenza. La ghira è disegnata con il motore al centro. Quindi il suo peso è distribuito più uniformemente su tutta la lunghezza dell'auto, migliorando il centro di gravità e velocizzando la sterzata. Grandioso per una pista da corsa, ma un po' meno per una guida ad alta velocità. Il problema è che la sterzata è troppo leggera a pieno regime. La soluzione? Affinare l'aerodinamica. E l'aerodinamica della ghira conta più delle prestazioni su strada. Alla massima velocità questa macchina supera un 747 in decollo. Qualcosa deve tenerla a terra. La ghira ha un alettone molto efficace sul retro. Questo, combinato a un deviatore frontale e a un diffusore posteriore, crea una forza bilanciata verso il basso che mantiene l'auto sulla strada, impedendole letteralmente di decollare. Aggiungete una distanza massima di 100 mm da terra e avrete qualità eccezionali nel gestire la strada. E più andate veloci, meglio è. Salti dentro, ti siedi e noti subito che sei molto centrale rispetto alla macchina, molto basso, vicino al terreno, e tutto questo contribuisce a una perfetta gestione dell'auto. La prima volta che abbiamo mostrato il nostro modello al Motor Show di Parigi, credo fosse il 2000, ci hanno chiamati dalla Germania per dirci che volevano comprarne una. Incredibile, eravamo in Francia e ci chiamavano dalla Germania. Koenigsegg ce l'ha fatta. Ma quel successo crea subito un dilemma. Cominciare a produrre a pieno ritmo significa trovare più soldi. La sfida che affronti nelle prime fasi di un progetto simile è il denaro. Come finanziare il prodotto senza introiti. Finché non abbiamo cominciato a vendere auto, abbiamo attinto a capitali a rischio e abbiamo cercato investitori interessati a condividere questo sogno con noi e che volessero realizzarlo, che credessero in noi. Christian riesce ad accumulare capitale. È inarrestabile. E i giganti dei motori che lo avevano liquidato come un folle entusiasta si svegliano e cominciano a seguirlo con attenzione. A volte ripenso a come è stato possibile fare tutto questo ed è davvero incredibile quello che facciamo.
e diventa più incredibile ad ogni nuovo modello. Nella stanza dei motori, Patrick dà gli ultimi tocchi alla sua bestia. Qui c'è il blocco motore. È il blocco motore esclusivo della Koenigsegg. Vengono costruiti in Inghilterra, appositamente per la Koenigsegg. Poi li portiamo qui e io li assemblo. Ci vogliono circa 2 settimane per finire ogni motore. Quando accendi il motore, ovviamente la stanza si riempie del suo rumore. C'è questo sottofondo che ti fa capire che il motore si è svegliato. All'apparenza, questo V8 biturbo da 5 litri sembrerebbe un motore regolare, ma è tutt'altro che ordinario. Questo energumeno genera più cavalli di potenza per volume del cilindro, usando meno benzina, rispetto a qualunque altro motore in produzione. Il segreto di queste prestazioni sta nella cosiddetta pressione media effettiva del freno, o BMEP. In un motore a combustione, benzina e aria vengono iniettate in cilindri e poi accese, creando esplosioni che spingono in basso i pistoni, i quali ruotano l'albero motore e infine alimentano il treno motore. La BMEP è la pressione media esercitata sui pistoni dalla cima al fondo di ogni movimento. Una supercar nella media ha una BMEP di 17 bar, la ghira 28. E una pressione più alta significa maggiore efficienza nelle prestazioni. Intanto, alla stazione 4, gli assi sono pronti. Questi alberi vengono ruotati dal motore e a loro volta fanno girare le ruote. Bernie Johansson lavora in questo edificio da quasi 40 anni. È stato un meccanico di velivoli quando il sito era ancora una base aerea operativa. Trovare tecnici esperti è una sfida per qualunque costruttore, ma per costruire una Koenigsegg serve un'abilità completamente diversa. Non è difficile addestrare persone per il lavoro fisico, ma è importante trovare i giusti elementi per la nostra squadra. La Koenigsegg non fa altro che realizzare sogni. Ogni aspetto della ghira è disegnato per funzionare in perfetta armonia. Ciò che colpisce le persone è la sensazione di unità e solidità, perché il motore, la trasmissione e tutte le parti pesanti dell'auto fanno davvero parte dello chassis. Non sono montate a parte e poi messe insieme. La macchina si muove come un solo pezzo, è davvero scolpita da un pezzo di metallo. Non ci sono parti mobili, perciò dà subito al guidatore un senso di controllo. E questo aiuta a godersi la guida, vista la potenza disponibile. La fusione di design e tecnologia ne fanno l'ipercar di serie completamente omologata, più leggera mai prodotta a tutt'oggi. Non c'è dubbio che quest'auto corra. Ma una delle sfide più grandi della squadra è fermarla. La soluzione? Tecnologia aerospaziale. Quando freni, hai la sensazione di una forza frenante immediata e infinita. La tecnologia di questi dischi in ceramica deriva dal sistema frontale dei velivoli. Questi freni portano l'auto da 300 km orari a zero in poco più di 7 secondi. Si sviluppa calore, quindi ogni freno ha il suo proprio condizionatore d'aria. Condotte per il raffreddamento dell'aria mantengono i dischi dei freni alla temperatura ottimale. Prossima fase, stazione 5. Le arterie per il supporto vitale. Questa è appena arrivata alla stazione 5, quindi abbiamo 2 settimane, 2 settimane e mezzo.
Costruiamo tante piccole parti in questa stazione. Arriva con il motore, la trasmissione e il frontale già montati. Ci occupiamo della parte elettrica. Colleghiamo tutti i fili. Li testiamo e accendiamo il motore. Tutti i fili elettrici della ghira sono collegati a mano. Alcuni alimentano questa, una console luminosa all'avanguardia, chiamata Ghost Lights. Un'altra sfida di design. Questo dilemma colpisce al cuore la filosofia Koenigsegg, secondo cui ci vuole solo il meglio. Ci si è presentato il problema di come fare a illuminare tutti i pittogrammi della console senza aggiungere plastica. E la plastica non è sicuramente contemplata. Quindi la squadra Koenigsegg sviluppa una soluzione unica. Praticano nanofori nel quadrante di alluminio. Troppo piccoli da scorgere a occhio nudo. Finché non si accende la luce. Sviluppare questa tecnologia è stata un'immensa sfida. Perché eravamo decisi a non usare plastica. Questa compagnia ha fatto passi da gigante nella sua breve esistenza. Ma è stata sul punto di non farcela. Nel 2003 vendono macchine, espandono il giro di affari e la Koenigsegg si fa strada nell'industria. Poi, la tragedia. Ho sentito Christian dire no, non è possibile. Il sito di questa mega fabbrica è anticonvenzionale come la sua storia. Si trova in un campo di volo militare in disuso, completo di pista. Ideale come tracciato per i test e perfetta per far atterrare i clienti d'élite. Ma la scelta di farla sorgere qui è il risultato di una tragedia improvvisa che quasi trasforma il sogno della Koenigsegg in un incubo. Nel 2003 la produzione va a pieno ritmo e Christian pensa al futuro. Tutto procede bene, finché Christian non riceve una telefonata inaspettata. C'è un incendio in fabbrica. Era il 2003 e ci chiamarono i vigili del fuoco. Ho sentito Christian dire, no, non è possibile. Non riuscite proprio a spegnere il fuoco? Partito probabilmente dalla cucina, in breve il rogo è fuori controllo. Con 25 minuti di viaggio a separarli dalla fabbrica, Christian e Aldora temono il peggio. Ma il destino e la squadra Koenigsegg sono già lì. Quando siamo arrivati, vedevamo due macchine all'esterno della fabbrica. Non erano bruciate, senza nessun danno, e c'erano anche pezzi sparsi ovunque. Vedevamo volti familiari, facevano parte del personale, avevano il viso annerito e cercavano di recuperare pezzi del magazzino. 9 anni di lavoro, inceneriti. Ma la pronta reazione dello staff rappresenta per la Koenigsegg una possibilità di sopravvivenza. L'incendio costringe la compagnia a trasferirsi, ma non impedisce alle CC8S di arrivare a Ginevra. E aggiunge una particolarità al suo modo di fare affari. Una nuova ubicazione significa costruire una nuova linea di produzione. Come per ogni produttore di auto, i nuovi modelli sono la chiave per continuare il successo. Quindi le CC8S vengono ritirate. E arrivano le CCR, spingendo Christian a migliorare ancora le sue tecnologie già all'avanguardia. La prima auto fu la CC8S. Poi abbiamo fatto la CCR, che era un'evoluzione della CC8S, con diversi miglioramenti su freni, ruote, sospensioni, motore, e siamo saliti a 806 cavalli. Infrangere le regole delle prestazioni delle auto non è soltanto una passione per il fondatore di questa compagnia. È una mossa affaristica cruciale. Per competere con le altre marche più affermate, la Koenigsegg deve batterle al loro stesso gioco. È un po' come lo scontro tra Davide e Golia. Noi siamo piccoli e dobbiamo competere con i grandi.
Dobbiamo fare meglio con meno risorse e dobbiamo essere molto astuti. Nessuno dubita che Christian sia brillante. Ma la sua mossa successiva arriva come un terremoto per i giganti addormentati delle supercar. Nel 2005 la CCR entra nel Guinness dei primati come l'auto di produzione più veloce al mondo. 388 km orari. Infrangendo il record stabilito 7 anni prima dalla McLaren F1. Abbiamo provato a stabilire il record per un intero fine settimana, ma a causa delle condizioni meteo e delle sfide tecniche non ci siamo riusciti. Poi c'è stata una schiarita il lunedì all'ora di pranzo, tra le 12 e l'una. E abbiamo stabilito il record. Era una pista circolare. Era molto difficile non guidare in linea retta e si è persa un po' di velocità. Ma è stato un risultato eccezionale. Contro ogni previsione, Christian fissa il limite che dovrà essere superato dalle altre marche. Le compagnie che pensavano che la Koenigsegg non avrebbe mai sfondato, ora sono costrette a inseguire. Ma ancora prima che ci provino, Christian sposta il limite più in alto. Gli standard moderni hanno cambiato il modo in cui i clienti scelgono le macchine. L'attenzione per l'ambiente e le caratteristiche ecologiche sono spesso in cima alla lista. Le supercar non sono famose per la loro attenzione all'ambiente. Nuvole di gas, emissioni velenose che si espandono nell'ambiente. Ma non la Koenigsegg. La Ghira R ha un sistema di alimentazione flessibile che le permette di usare sia benzina che una fonte di energia riutilizzabile chiamata biocarburante, dando alla Koenigsegg un'altra opportunità di insegnare qualcosa ai giganti del motore. Nel 2008 abbiamo realizzato un'evoluzione chiamata CCXR, che è la prima supercar del mondo attenta all'ambiente. Con il suo sistema di alimentazione flessibile può usare anche biocarburante e ha conquistato un nuovo record con 1018 cavalli. Queste sono tra le supercar più ecologiche al mondo. E incredibilmente questa benzina verde migliora le loro già impressionanti prestazioni. E la cosa bella è che le emissioni di CO2 calano drasticamente perché è CO2 riutilizzato e inoltre produce più potenza, perciò è davvero molto bello avere una macchina con cui puoi essere attento all'ambiente e allo stesso tempo avere più prestazioni senza compromessi. Alla prossima stazione la Ghira prende forma. Stazione 6. Un'altra invenzione strabiliante e un'ulteriore sfida di design per la squadra della Koenigsegg sono le luci esclusive dell'auto. Questo è il frontale quasi ultimato con le luci della Ghira. Quando l'ho disegnato, ho cercato di farlo senza plastica superflua, senza le coperture e i riflettori che oggi troviamo in molti fanali. Come il resto della Ghira, sono in fibra di carbonio, ma vengono realizzate nell'apposito laboratorio della fabbrica. Philip Jepson costruisce a mano dozzine di componenti della Ghira. Questa è la sede delle luci frontali. Metto il primo strato ed è quello che sarà visibile. Perciò deve stare perfettamente nello stampo. Dopo altri due strati, lo stampo è pronto per la cottura. Questo materiale assorbe la resina in eccesso rilasciata durante il processo. Poi viene sigillato in un contenitore sottovuoto e messo nel forno. ...14 ore dopo, questa sostanza soffice diventa uno dei materiali più resistenti della Terra. Philip costruisce anche le luci posteriori, risultato di un altro design unico. Queste luci non sono soltanto belle, ma aiutano anche a mantenere freddo il motore. Le progettiamo perché siano multifunzionali. Hanno un effetto griglia e sono vuote al centro. E così fanno circolare l'aria dell'alloggiamento del motore. Mentre Philip riempie il forno,
Alla stazione 6, PM finisce quello che ha cominciato. Resta solo un pezzo da mettere sulla sua auto. Il cofano. Appena stretti i bulloni, PM scoprirà se il suo lavoro precedente alla stazione 2 è stato fatto bene. È un successo, ma il lavoro non è ancora terminato. Ora ogni piega, linea, fessura e saldatura vengono perfezionate. Prima di tutto mettiamo tutti i pannelli sull'auto, così la carrozzeria è tutta intera. E poi facciamo tutti gli aggiustamenti sulle varie linee dell'auto. Impiegano ore, perfino giorni, a rifinire il più piccolo dettaglio. La parte superiore deve essere liscissima, dalla parte anteriore a quella posteriore. Deve essere tutta uniforme, non voglio differenze, angoli diversi, deve essere sinuosa. Abbiamo una linea che attraversa la parte frontale, le portiere, il retro e la fiancata. Deve essere perfetta, non deve cambiare direzione da un pannello all'altro. Deve andare dritta su tutti i pannelli. Gli uomini della squadra trattano ogni singola macchina come se fosse la propria e lo fanno letteralmente con i guanti. Le nostre mani sono umide e dobbiamo macchiare l'auto il meno possibile. Per questo motivo usiamo i guanti ogni volta che possiamo. Ogni volta che si tocca un pannello o un vetro, viene pulito. E questo fisico perfetto nasconde un potente segreto. Il preciso disegno aerodinamico e il motore mostruoso forniscono abbastanza potenza per guidare questa hypercar alla strabiliante velocità di 440 km orari. Ma Christian non può ancora dimostrarlo. La pista per il test di cui ha bisogno per spingere la sua auto al limite è di proprietà di un concorrente, che non aprirà mai le porte a un'altra sconfitta inferta da Christian von Koenigsegg. Ma questa mega velocità è possibile. Per motivi di sicurezza, Christian insiste a bloccare ogni macchina a 375 km orari. Verrà sbloccata solo in condizioni ottimali, incluse quelle di pneumatici e di strada. Alla stazione 6, la squadra si appresta a finire il lavoro. È il momento di aggiungere le portiere. Un altro concetto che in molti giudicavano impossibile. Come tutte le Koenigsegg, la Ghira mostra orgogliosa le sue portiere esclusive. Queste portiere, in fibra di carbonio, si aprono con un singolo movimento, ruotando verso l'alto con un angolo di 90 gradi. Supportate da cerniere diedrali all'avanguardia, usano due bracci paralleli che ruotano su una barra motorizzata, producendo un movimento ad arco. Concepite con una tecnologia geniale per risolvere il più semplice dei problemi. Queste portiere speciali, che si aprono in un modo unico, sono anche una caratteristica pratica, perché l'auto è molto larga e lo sono anche le portiere. Quindi, se le facessimo aprire normalmente, la macchina sarebbe troppo ingombrante in un parcheggio e dovresti parcheggiare molto lontano dalle altre auto. Invece, in questo modo, puoi metterti dove vuoi, perché le portiere non occupano più spazio rispetto al loro spessore. Non hai bisogno di altro spazio per uscire, perché le portiere si spostano in avanti e lasciano libera tutta l'apertura. La praticità si trova anche sotto il cofano. Questa è una hypercar con un'aggiunta molto insolita. Un bagagliaio. Ha un bagagliaio molto spazioso per questo tipo di macchina, oltre 130 litri. Quindi puoi metterci valigie per due persone senza problemi, è davvero insolito. E se vi preoccupa il brutto tempo, può anche contenere il tettuccio rigido removibile dell'auto. Uno degli ultimi compiti è installare gli interni perfettamente disegnati della Ghira. Gli interni
sono molto difficili da fissare lungo le cuciture, perché ogni singolo pezzo deve essere allineato perfettamente seguendo tutte le cuciture. L'interno si chiama cabina ed è facile capire perché. Per prestazioni questa macchina si avvicina di più a un velivolo che a un veicolo da strada. Ha perfino un sensore G. Spingete la ghiera alla massima velocità e dovrete sopportare 1.6G. Finalmente la ghiera raggiunge la stazione 7 per il controllo qualità e l'approvazione. Questo è un compito che Christian cura personalmente. In fondo, in ogni veicolo c'è un pezzetto del suo cuore e della sua anima. Ci vogliono circa 18 settimane perché la ghiera si trasformi da un telaio in fibra di carbonio in questa. L'eccellenza nelle supercar. Christian von Koenigsegg è un uomo con molti rivali, ma ha soltanto un nemico. Il compromesso. Per vendere le sue auto in tutto il mondo, deve affrontare questo demone a testa alta. Una delle sfide più grandi di Christian si chiama infatti omologazione. Tutto quello che facciamo è regolato, perciò diventa qualcosa di naturale e non pensi molto a cosa succederebbe se non fosse così. Cerco di fare tutto secondo le regole e raramente scendo a compromessi. Ogni paese del mondo ha le proprie regole sulle caratteristiche tecniche e di sicurezza dei veicoli. Per vendere globalmente un'auto bisogna rispettarle tutte. A quel punto si è omologati. Per provare di avere queste credenziali, la ghiera deve essere distrutta. Sono stato costretto a usare una sola auto per tutto il programma di crash test, quando di solito una compagnia di piccole dimensioni ne usa minimo 26, perché ogni test ne distrugge una. Impatto posteriore a 80 km orari. Impatto laterale a 54 km orari. E collisione frontale. Queste sono solo alcune delle torture sopportate dalla ghiera. E incredibilmente sopravvive a tutte. Non c'è dubbio che i clienti della Koenigsegg siano attratti dalla potenza di quest'auto. Ma spingere questa bestia ai limiti su una strada pubblica potrebbe costare al guidatore una multa salatissima. Perciò, se il desiderio di velocità diventa pressante, la Koenigsegg ha una soluzione. Venite qui e usate la loro pista come tracciato da corsa. Abbiamo organizzato un evento annuale in cui invitiamo i nostri clienti a un meeting Koenigsegg, così possono venire qui con le loro auto. E fedeli al loro status leggendario, le macchine entrano ed escono dalla fabbrica Koenigsegg con uno stile impareggiabile. Solo pochi fortunati possono sostenere il prezzo stellare della ghiera. Ma un giorno tutti potremo guidare macchine con la tecnologia di Christian. Sarebbe bello che un pubblico più vasto usasse la tecnologia che abbiamo creato. Ma noi cerchiamo di esportare la nostra tecnologia oppure lasciamo che altre grandi compagnie automobilistiche la usino per creare macchine più leggere, solide, sicure e maneggevoli. Mettiamo a disposizione le soluzioni ingegnose che abbiamo usato per realizzare la nostra macchina. In un'industria di solito riservata a giganti con decenni di esperienza in macchine sportive, Christian von Koenigsegg è la prova vivente che grazie a determinazione e passione tutto è possibile. Perfino oggi, quando mi avvicino alla macchina, non vedo l'ora di guidarla. Ha come un'aura che ti fa andare su di giri appena ti ci avvicini. Nel momento in cui questa top model lascia la fabbrica, è l'auto suprema, perfetta e sfacciatamente bella. Guidarla è quasi un peccato.